risultati di questo consiglio, ministro? I risultati del consiglio sono un appoggio da parte di tutti i paesi europei alla Grecia e a Cipro e ovviamente a quei paesi che sono coinvolti. C'è da parte di alcuni paesi presenti non c'è un pieno sentimento europeo, quello che abbiamo sempre detto anche in altre occasioni, però c'è una partecipazione in termini di mezzi, in termini di risorse umane che verranno date per far fronteggiare questa situazione difficile che sta vivendo la Grecia. Ci sono delle risorse che vengono distribuite, quindi da questo punto di vista c'è stata anche un'adesione più o meno globale da parte di tutti i paesi della dichiarazione che alla fine verrà rilasciata congiuntamente, quindi diciamo che è un risultato che immaginavamo sarebbe stato questo. D'altra parte non possiamo pensare di avere questo principio di solidarietà tra tutti gli stati per quanto riguarda la redistribuzione, perché si è parlato anche di redistribuzione dei migranti, lo sapete bene anche voi, non è sempre un principio sentito come proprio, come un principio europeo, perché alla fine c'è una parte di paesi che non vuole mai sentire parlare di una ripartizione obbligatoria. Si parla di solidarietà, però la solidarietà è vista in modo diverso a secondo gli stati. C'è un po' più di attenzione dell'Europa sulla rotta balcanica rispetto a quella del Mediterraneo centrale? No, non è che c'è in questo momento sicuramente, ma anche noi siamo venuti appositamente sapendo bene qual era l'ordine del giorno, che era appunto la rotta balcanica, perché è un momento difficile per quel paese e quindi era naturale e ovvio che l'Italia fosse presente. Comunque sia, sembra che ci sia un po' un cambio di rotta in Europa per una linea un po' più dura nel controllo delle frontiere esterne. Questo sicuramente è stato rilevato, perché si è detto che Schengen va, i confini vanno difesi, questo è un principio che è uscito a questo tavolo, ma è un principio che è abbastanza usuale che venga utilizzato, fermo restando quelle che sono le norme di diritto internazionale da cui non si può prescindere. Ultima cosa, la questione coronavirus può creare problemi di ordine pubblico in Italia e il governo è pronto eventualmente? No, il governo è pronto. Se parliamo di coronavirus in Italia sono state prese tutte le iniziative necessarie. Stamattina c'è stata una riunione a Palazzo Chigi, io sono venuta un po' prima perché dovevamo venire qui a Bruxelles, però con gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, con tutti i ministri interessati, sono state prese le misure ritenute necessarie in questo momento, in contesto storico. Quindi non c'è un problema di ordine pubblico, non ci sarà? Speriamo di no. Grazie. Arrivederci. Grazie.